LC. È il progetto di ricerca azione in materia di didattica delle lingue e delle letterature classiche che ha visto scendere in campo 36 licei e istituti di istruzione superiore di 10 regioni d'Italia. Specchio del percorso nazionale, il seminario in programma a Rovigo sabato 23 aprile, cui faranno da cornice le strutture di CUR e CENSER, simboli per eccellenza del binomio formazione universitaria mondo del lavoro. Capofila dei licei del Veneto, il liceo scientifico Pietro Paleocapa di Rovigo. Gli elementi qualificanti dell'iniziativa dal dirigente scolastico Paola Passatempi. Gli elementi qualificanti sicuramente sono stati il protagonismo dei ragazzi e la grande passione, aggiunta alla qualità della formazione che abbiamo rivolto anche ai docenti, perché 8 università hanno collaborato con noi in qualità di formatori. Tutte queste attività erano precedute da una formazione per i docenti e a un momento seguente, o tarda mattinata o pomeriggio, in entrambi i casi, per poter avere la voce del docente formatore, la voce dell'insegnante che partecipava con i suoi quesiti e l'esperienza diretta degli studenti. Ma in effetti ad aprire la giornata di sabato 23 aprile un'autorevole voce in materia di formazione di docenti, ma cosa è cambiato, se è cambiato l'approccio all'insegnamento? C'è una maggiore consapevolezza rispetto alla partecipazione degli studenti ai momenti formativi. Le lezioni in classe non sono più soltanto un momento di attività frontale, ma sono una modalità con cui gli insegnanti si mettono in contatto con la sensibilità linguistica e culturale degli studenti, si avvicinano al sociale a partire dagli autori classici. Al centro dell'attenzione di studenti e docenti, l'innovazione dell'ambiente di apprendimento nella didattica delle lingue classiche in un contesto che punterà a valorizzare, tra lectio magistralis e workshop di competenze, tutto il fascino della parola. Il DLC, il progetto didattica delle lingue e delle letterature classiche, è un progetto di ricerca azione. Ci siamo, per così dire, sporcati le mani, nel senso che con la didattica e i professori, i docenti che insegnano e i ragazzi si sono messi in gioco per fabbricare, costruire dei prodotti, rappresentazioni teatrali, dei video, delle presentazioni multimediali che presenteranno loro stessi durante il seminario del 23 aprile. Si parla all'interno di questo seminario del ruolo e del fascino della parola in un mercato che però oggi è all'insegna della tecnologia, quindi in che modo siete riusciti a ritrovare, ecco, l'attenzione sul significato della parola? Beh, la parola oggi ha un ruolo importantissimo. I social, i ragazzi stessi usano moltissime parole, tra loro discutono e così via. È la società della comunicazione, è una tecnologia sì, ma è una tecnologia in cui la parola ha un ruolo fondamentale. E questa è una parola antica, e quindi una parola profonda, è l'etimologia della parola, il suo vero significato, e questi ragazzi hanno saputo comprenderne in profondità il valore. E il latino diviene fonte di esperienze e sentimenti forti, di valori da recuperare, comune denominatore l'amore e la passione per i classici. Il progetto è proprio, si focalizza su questi due termini, ricerca ed azione, e significa io studente, perché poi i protagonisti sono gli studenti, sono i ragazzi, entro in relazione con il testo e quindi lo interrogo. E faccio un'analisi che è, da un punto di vista prettamente lessicale, finalizzata però alla comprensione di quello che quella parola intende. Noi abbiamo fatto un percorso riguardo due personaggi grandi della letteratura, che sono Didone e Medea, donne che sono state messe alla prova nei sentimenti, con questi rapporti molto forti. La letteratura ce le presenta come esperienze concluse. Analizzare i testi attraverso il metodo proprio delle competenze, quindi lo studente che si confronta con il testo, significa anche comprendere che quel sentimento che caratterizzava una figura mitologica di cui si è parlato a Medea V secolo avanti Cristo, ha gli stessi sentimenti che posso provare io, donna del 2000, studente, ragazzo, adulto, di fronte ad una situazione simile. E allora i ragazzi riescono a capire che il testo è vivo e
che quello che si studia non è qualcosa di morto, obsoleto, ma riesce a comunicare anche a noi nel 2016 qualcosa di molto importante, che può essere anche un'indicazione per vivere e per gestire poi i sentimenti. Cosa risponde a chi oggi sostiene che greco e latino a nulla servono? L'esperienza di chi studia queste materie ci porta a dire che il latino e il greco non servono a nulla, perché chi studia latino e greco nella vita non serve nessuno, perché acquisisce una capacità critica che porta l'individuo a scegliere rispetto alla molteplicità di informazioni che caratterizzano questa società globale in cui si è condizionati dal pensiero. Vero motore di un programma sintesi di 53 progettazioni, l'entusiasmo, la determinazione e l'approccio consapevole dei giovani studenti, così al nostro microfono. La nostra scuola, la nostra classe in particolare, si è suddivisa in due grandi gruppi e ci siamo focalizzati sullo studio dei testi antichi di Vitruvio in particolare e Lucrezio. E siamo partiti da appunto testi latini per arrivare ad analizzarli e individuare i punti in comune, le analogie con il presente, facendo degli excursus storici e ci siamo appunto focalizzati su questo. Un punto fondamentale del progetto è stato sicuramente la volontà di vedere i testi latini, quindi gli autori stessi in generale, quindi la lingua latina, in un'ottica diversa, un'ottica proiettata anche alla modernità, al contemporaneo, in modo da riuscire a costruire un approccio diverso e probabilmente anche più stimolante per noi studenti, soprattutto per questa materia che invece, affrontata in maniera, possiamo dire, classica, risulta abbastanza ostica, in particolare per noi studenti dello scientifico. Noi, in quanto liceo classico, abbiamo realizzato un confronto tra la figura di Medea, tragedia greca di Euripide, e la donna invece Didone, analizzata da Virgilio nell'Eneide. Ci siamo resi conto di quanto queste due donne, seppur appartengano a un'epoca passata, ci trasmettano valori in realtà attuali e che sono vicini anche alle donne di oggi. È una modalità di lavoro, questa sicuramente nuova, che ci ha davvero dato l'opportunità di capire come le discipline interagiscano tra di loro, dialoghino davvero. D'altro canto, quando si parla di latino, si parla di greco, nel caso del liceo classico, spesso ci si riferisce a discipline difficili, diciamo pesanti, e non nascondo che è anche vero appunto questo. Tuttavia sono chiavi d'accesso, diciamo così, per come dire, leggere, vivere veramente cosa davvero i testi dicono al di là, diciamo, oltre quelle che sono le regole grammaticali, diciamo così. Il nostro lavoro appunto si incentrava su cercare le argomentazioni e le tesi di questi autori antichi e dimostrare la loro autorevolezza anche ai giorni nella modernità. Dunque, attraverso un'analisi testuale ma anche concettuale nell'insieme dell'autore, abbiamo cercato nel corso della storia, della scienza ma anche della filosofia, le cose che confermavano e che allo stesso tempo che andassero confutando i concetti espressi dagli autori analizzati. Questo ci ha permesso di incontrarci anche al pomeriggio all'interno dei nostri sottogruppi, quindi di aumentare anche un'amicizia tra noi studenti attraverso anche scambi di email, messaggi e chiamate di materiali. Palma d'oro per la creatività allo studente del liceo Paleocapa che ha tradotto in latino sogni e prospettive affidando il suo messaggio di vita al linguaggio suadente della musica. (Susurra)